tu hai idea di che cosa è accaduto in questa trasmissione in questi anni, caro David? Hai idea di che cosa è accaduto o no? Ti rendi conto di che cosa è accaduto? Ma non vedi il mio stato di salute qual è? Ma non vedi qual è? Sì, ma non ti rendi conto? Ti vedo emaciato. Quanto sono vogio a sentire questa roba. Avere in parte, purtroppo, forse contribuito a tutto questo. Al degrado del paese, dici, no? A dar voce a questo degrado. Sì, sentiamo questa tua perorazione, questo tuo proclama, questo tuo stato d'animo. Mi distrugge il fatto che qualcuno possa pensare, anche ai miei figli un domani, che ho contribuito a sdoganare un linguaggio violento, fascista, vergognoso e insultante contro le donne. Cosa io faccio sempre di dire non è così. Non è vero. E questo di averlo amplificato. Ecco, di tutto questo mi vergogno. Non è vero. E alle volte devo anche chiedere scusa, anche per te, cosa che tu non fai mai quando tu usi termini eccessivi sessuali, entri nel merito di quelle porcherie, quelle cose. Mi vergogno.